Ed ecco la nuova veste grafica dello scoglio della regina, in località Guardia Piemontese Terme. Come potete notare, lo scoglio è sempre lì, ma è un po' indebolito alla base. Adesso è stato fatto questo pezzo di una sorta di terrapiena che lo collega alla spiaggia. Siamo a fine febbraio 2012, è strano avere un mare così dopo le tempeste che ci sono state in questi giorni. Ricordiamo sempre che le immagini sono sponsorizzate dall'azienda Elettrauto Domenico Le Rose, in contrada Maiolungo di San Marco Argentano Scalo, con sede appunto nella zona industriale di San Marco Argentano Scalo. Adesso andiamo a violare un altro divieto che si trova qua davanti, perché chiaramente stanno facendo dei lavori e quindi teoricamente non si potrebbe passare, ma credo sia un divieto rivolto a mezzi e non tanto a persone, assumendoci la responsabilità civile e penale di quello che facciamo. Abbiamo superato e ci stiamo avviando verso quello che è lo scoglio da quella parte. Siamo già in mezzo al mare, il colmo sarebbe se questo terrapieno d'improvviso cedesse e andessimo a cadere in acqua. E qui già siamo a una certa profondità. Ecco, qui lo vediamo proprio in tutto il suo splendore, lo scoglio della regina. Da notare che in fondo ci sono altri due scogli più piccoli. E questa è Guardia Piemontese Marina, come potete vedere, qui c'è tutto con le montagne che sovrastano. Certo che fare delle riprese in questa situazione è molto bello, c'è il resto del golfo che va verso Paola, Lamezia, alle nostre spalle. E adesso ci avviciniamo proprio alla base dello scoglio. Questa è una cosa che non potevamo fare prima, essendo lo scoglio immerso in acqua. Adesso ci danno questa possibilità grazie a questo terrapieno che è stato creato. E quindi andremo proprio a visionare la base dello scoglio della regina. Questa è una pietra molto antica. Io mi ricordo già oltre 40 anni fa era sempre qui, ci venivamo a fare il bagno. Forse allora c'era anche la possibilità di venire qui proprio direttamente perché la spiaggia era più vicina e quindi è stato ricreato quella situazione. Ecco qui, qui siamo proprio alla base, nello scoglio. La regina, una volta qua, vero? Tra 20 anni non ci sarà più. Eh Era tutto sabbia. sì, ci venivamo da piccoli a fare il bagno qua prima. Poi Ah, io mi ricordo. si è allontanato e adesso hanno fatto bene a farlo così. Eccolo qui, qualche pezzo è già caduto comunque dall'alto perché me lo ricordo più grosso. Questo è quello che rimane nel glorioso scoglio della regina. Eccoci qua. Vedete? E qui abbiamo una veduta laterale di questa pietra meravigliosa che ancora rimarrà qui
per chissà quanto tempo, ma io ho l'impressione che di questo passo si sta già rosicchiando sotto, come potete vedere, l'acqua ha già intaccato le basi, c'è già qualche cunicolo o qualcosa. Qui invece sono gli scogli più piccoli che sono vicino a questo meraviglioso, a questa opera d'arte della natura. Questa è una vera e propria opera d'arte. Come potete vedere.